Le chiese medievali del Garda Bresciano finalmente sono raccolte in una pubblicazione presentata dall'ACUS, curata dal professor Giampiero Progiolo, che Giampiero da sottoterra si è arrivato su alle chiese fuori dalla terra per scoprire questo nostro passato. Ecco, credo che sia un importante lavoro questo qui, che spiega finalmente, che ci racconta qualcosa della storia, se non tutte ma la gran parte delle chiese presenti. Sì. Beh, è un volume nel quale si raccolgono tutta una serie di informazioni relative a ricerche condotte negli ultimi 20 anni, che erano uscite in tante pubblicazioni sparse e che qui vengono ripresentate per un pubblico più ampio, ma non soltanto quei dati troverete nella guida, ma anche alcune cose inedite, chiese di cui si ignorava l'esistenza e che sono apparse, conservate in alzato in parte alla luce di delle ricerche ulteriori che sono state condotte per questa guida. Ecco, voi avete scoperto delle chiese che si utilizzano ancora, ma anche dei resti di chiese. Sì, qui siamo a Sirmione, oltre alle chiese che già si conoscevano tutte, posso citare una chiesa inedita. Tutti conoscono la chiesa di San Martino, diventata ossario, no? San Martino della Battaglia. In realtà quella è una chiesa in alzato, conservata ancora per tutta la parte absidale, alto medievale. È stata semplicemente ristrutturata negli anni 60 dell'Ottocento per adattarla ad ossario. Ma è stata una scoperta veramente inattesa, quella di capire che era una chiesa così antica. Noi qui ci troviamo nella chiesa di San Pietro in Mavino, è la chiesa più antica di Sirmione o, come dicevi prima, c'è qualcos'altro? È una chiesa certamente molto antica, perché viene costruita tra la fine del V e l'inizio del VI secolo, quindi è una delle prime chiese, però ha una funzione funeraria, il che significa che ci doveva essere una chiesa con funzione battesimale, di parrocchia, e quindi supponiamo, anche se non è mai stata scavata, che la chiesa più antica possa essere la chiesa attuale, la Pieve di Santa Maria, già San Martino forse. E la chiesa più antica invece che abbiamo sul Garda? Ma dunque, tra quelle scavate, certamente molto antica, V secolo, la chiesa di Pontenove, Santa Maria di Pontenove, chiesa molto antica, San Lorenzo di Desenzano, ovviamente V secolo anche quella. E poi, se si scavassero, si troverebbe che molte altre chiese, Pieve di Manerba ad esempio, Pieve di Salò, risalgono a quel periodo, che è la fase di cristianizzazione e costruzione di una rete ecclesiastica. Se si scavasse, scaverete qualcosa al futuro? No. Si scava qualcosa di nuovo, ovviamente. Sì, lo scavo si fa nelle chiese quando è in corso un progetto di sistemazione, quindi comunque si dovrebbe scavare per rifare le sottofondazioni oppure per sistemare gli impianti di scaldamento. Non è che si va a scavare una chiesa per il gusto di scavarla. E ci sono tanti altri modi di fare ricerca nel territorio senza bisogno di andare a scavare le chiese, che quando stanno bene me le lasciate così come sono. Una nota polemica l'hai fatta con il Castello di Sirmione, chiudiamo con questo. Beh, la nota polemica è che da alcuni anni a questa parte si procede a restaurare, e spesso è la soprintendenza che lo fa, reintonacando e cancellando lo spessore storico di un edificio. Questo significa che non c'è più un edificio che mostra la sua storia, ma semplicemente un intonaco realizzato recentemente. Lago Ambiente Cultura Storia, ossia l'ACUS, l'associazione che da tempo si occupa sul Lago di Garda di, non so se si può dire, promuovere o far conoscere le realtà storiche presenti. Luigi Del Preta è il presidente di questa associazione, il presidente che si dà da fare, è riuscito a fare anche questa pubblicazione presentata oggi qui a Sirmione, in questa chiesa meravigliosa di San Pietro in Mavino, chiesa storica, chiesa antica, quindi doveroso partire da qui. Giustamente, doveroso. L'ACUS è un'associazione diversa da tutte le altre perché è l'associazione degli operatori culturali del Garda e statutariamente al fine di tutelare, valorizzare e gestire i beni culturali dell'intera regione gardesana. Il progetto di oggi appunto parte da Brescia, anche perché è stato selezionato da Expo come unico progetto sul turismo religioso e vede appunto il coordinamento scientifico del professor Brogiolo e vuole portare a conoscenza di non addetti a lavori
quello che è questo capitale notevole che abbiamo sul Garda Bresciano, rappresentato appunto dalle chiese medievali, anche perché si sta parlando di un periodo che va dal V secolo fino ad arrivare al XII secolo, e notevoli sono le presenze sul territorio appunto del Garda Bresciano, e vale la pena appunto farle conoscere, anche perché questo può essere un motivo ulteriore di visita a quello che è il nostro territorio, abbinandolo a tutte quelle che sono le altre ricchezze come il paesaggio o l'enogastronomia appunto. Ecco, questa presentazione fa parte di quel progetto e programma che state realizzando sul Medioevo, sul Garda, che insomma, girate un po', fate conoscere, cercate di far conoscere. Esatto, diciamo che la pubblicazione è uno dei punti all'interno di questo grande progetto selezionato da Expo, come dicevo prima. Altro punto è il progetto di valorizzazione, partito l'8 agosto e che va avanti fino al 31 ottobre con visite guidate a queste chiese medievali. E altro ancora punto di questo progetto è il piano della cartellonistica, cioè arrivare a creare una valorizzazione strutturale da una parte con la pubblicazione, dall'altra parte con una serie di pannelli che verranno consegnati agli enti locali. Questi pannelli utilizzano la tecnologia con il QR code, quindi sia italiani che stranieri potranno approfondire la storia di questi singoli beni culturali, anche se dovessero essere chiusi semplicemente, come dicevo prima, utilizzando la tecnologia, quindi si amplia la fruizione del bene culturale.